Te beata, o Vergine Maria, custodivi la parola di Dio meditandola nel tuo cuore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». Com'era la contemplazione di Maria quando portava in seno la divinità unita alla sua carne nella persona del Figlio di Dio? Maria aveva in sé il Verbo di Dio che era in principio presso Dio ed era Dio. E lo ascoltava, parlava con lui, lo contemplava e di lui godeva. Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Cristo era in Maria, dunque in Maria era la potenza e la sapienza di Dio. Nel Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, come dice l'Apostolo. Ma Cristo era in Maria, dunque in Maria erano nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Cristo era in Maria, perciò in Maria era la pienezza della divinità. E se in Maria era la pienezza della divinità, in Maria era il Padre, in Maria il Figlio, in Maria lo Spirito Santo. Quale contemplativa era Maria, che contemplava nel suo seno la gloria dell'unigenito di Dio, generato dalla carne di lei e la gloria di tutta la Trinità. Cristo ci ha detto come nella contemplazione possa venire rivelata a qualcuno la gloria della divinità. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Se dunque il Figlio talvolta nella contemplazione ha rivelato a qualcuno il Padre suo e se stesso Figlio, e lo Spirito Santo che procede da entrambi, in che modo singolare pensi tu che abbia fatto questa rivelazione a sua madre, che per la purezza del suo cuore fu di tutti gli uomini la più degna di vedere Dio? Chi ha visto me, disse, ha visto il Padre. Ma nessun uomo ha visto mai il Figlio come sua madre, che lo generò dalla sua carne. Tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. E se agli apostoli ha rivelato tutto, pensi che abbia tenuta nascosta qualche cosa a sua madre, maestra degli apostoli, che conosceva il mistero di tutta la Trinità? Perciò Maria, poiché conobbe nel Figlio suo la gloria della divina Trinità in modo più perfetto che tutti gli uomini, senza dubbio li superò tutti per la sublimità della sua contemplazione. Maria, chiamata la sapienza dei cristiani in modo diverso e più eminente degli altri uomini, dedicò tutte le sue energie al servizio dell'umanità di Cristo e alla contemplazione della sua divinità. Perciò possiamo dire con piena ragione che mai in nessun'altra persona Maria fu attiva come in lei, né mai in alcun'altra persona Maria fu altrettanto contemplativa. O Padre, che alla mensa dei santi misteri ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che nella fedele imitazione delle virtù di Maria viviamo in continua comunione con te per testimoniare al mondo le meraviglie del tuo amore.